bei personaggi stasera, complimenti. Mamma mia, stupendi. Vuoi presentare tu il prossimo? Lo presento io. Sì, dai, tu ci tieni, lo so che tu ci tieni. Allora, io devo dire la verità, quando ho fatto, questi brani sono nati secondo i miei gusti personali, perché parliamo dei miei attori preferiti nell'ambito nazionale e internazionale. E, parlando di famiglia, per me lui, Joe Wayne, è uno di famiglia, perché io sono nata con i film di Joe Wayne, mia madre è appassionata dei film di Joe Wayne, quindi è uno dei premi a cui tengo di più. E per me più cari, ecco, quindi parliamo di questo, parliamo di Joe Wayne, lui non ha bisogno di spiegazioni e non ha bisogno neanche di essere raccontato. È la pietra miliare di cui parlavamo prima, per sempre, non ha scadenza. Il migliore. Mia madre è il migliore. Ha ragione mamma, è il migliore. E quindi questo premio noi lo diamo a uno dei più bravi attori italiani, interprete di fiction, ma non solo, anche a teatro, al cinema, ovunque, e lui è Michele Danca. Michele Danca! Ma che bello! Grazie a tutti, grazie ad Annalita per questo splendido premio. Ce l'ho io! Questo splendido premio, oltretutto con un premio Oscar, insomma. Porta bene, infatti me lo toccherò tutti i giorni. E grazie al Milan International Festival. E che dire? Io spero un giorno di poter fare un film insieme a te. Sì, ma ce l'abbiamo già programmato. Abbiamo già programmato. Ma dei prossimi ci sarà pure Michele, quindi. Ok, sono onorato. Vabbè, non basta se onorato, lo sappiamo che sei un grande attore. Però vogliamo sapere le tue ultime opere, dove ti sono di ammirare. Allora, dopo tanti anni di teatro, dopo tanti anni di doppiaggio, dopo tanti anni di fiction, il cinema mi raccolto poco, a parte con Pasquale Scontieri e altre cose. Da alcuni anni scrivo, ho unito la passione della scrittura all'amore infinito che ho per l'arte drammatica e quindi scrivo sceneggiature. Una delle quali ultimamente è venuto il bando di mani, è arrivata secondo su 500 progetti, quindi è stato un grande onore per me. E se Dio vuole, adesso di cui sarò anche regista, interprete, se Dio vuole lo giriamo. Sì, purtroppo il cinema non è facile farlo, nemmeno quando hai scritto delle cose bellissime, nemmeno quando scrivi un tema sociale molto forte, un film ha un tema sociale molto forte. E parla del tema dei migranti, ma è un po' il controcampo del film di Garrone, cioè io racconto il lavoro dei volontari di Alarfon, sono dei volontari che operano in mezza Europa, anche nel Nord Africa, conosciuti, è una hotline dove arrivano le chiamate di soccorso. Quindi si prendono cura di ciò che in realtà nessuno vede, perché noi vediamo i barconi quando sono arrivati i soccorsi o sono morti, annegati oppure solo vengono salvati, ma di tutto quello che accade prima, che nell'ultimo film di Io Capitano di Garrone viene marginalmente raccontato, qui invece racconto il lavoro di questi volontari straordinari. E niente, quindi spero che possiate vederlo prossimamente. Lo vedremo sicuro. Questo ti porterà fortuna. Grazie. Complimenti. Un applauso grandissimo a te che ti sei diventato un super splendido. Allora, salve, sono Michele Danca. Niente, volevo ringraziare Annalita Campo, questa artista poliedrica, per avermi onorato con questo premio in nome di John Wayne. Un grande onore per me, questo premio Oscar americano. E io spero veramente di lavorare con Annalita anche come regista in campo cinematografico, perché è veramente un'artista poliedrica, amante dell'arte, amante della pittura,
e la ringrazio per questa bella serata, per questo evento al Milazzo International Film Fest che premia personalità interessanti scelte da Anna Rita, e niente, volevo ringraziarvi. Un saluto a tutti.